Oggi parliamo buchi sul vetro. Questi sono i primi due che ho fatto e sua bottiglia da champagne da prosecco è andata bene, invece sulle bottiglie della birra invece no, viene molto meglio sul vetro. Comunque spesso, vedete quanto è spesso questo. Come si fa il buco? Si fa con queste punte qua. Queste sono le punte da vetro, hanno una testa di diamante. Diamante è un metallo probabilmente al vanadio. Si comincia come sempre con una più piccola e poi si procede con quella più grande. Bello che l'ha fatta lei, ma e poi dopo si dà anche una rifinitina con la tela smeriglio, con la carta smerigliata. Lavoro che si fa con molta pazienza, comunque tanta pazienza, e queste punte non devono raggiungere velocità superiori ai 500 giri al minuto. E come tutte le cose, prima bisogna fare le prove. Sono andate bene, sono andate peggio le prove con le bottiglie della birra, che è molto più sottile. E al prossimo giro farò un buco sulle bottiglie della Sandero, che sono decorate e sono bellissime per farci delle lampade con luce interna. Proveremo anche a fare una lampada, però non la classica con il turacciolo e il paralume sopra. Proveremo a fare delle lampade con i fili LED dentro. Sono simpatiche. Anche con una lampadina direttamente 220 volts a LED calata dall'alto, con il filo sceso sotto e sopra ci si rimette il tappo, magari utilizzando quelle di polietilene, che al centro sono vuoti, è partita la pompa, e rimettendoci poi la gabbia e facendo anche magari tutta la parte di carta qui. Passo successivo.